Oggi, nella cucina della redazione di Cook, prepariamo maccheroncini al forno con salsiccia stagionata appassita. Vediamo gli ingredienti. Salsiccia stagionata appassita, cipolle, fior di latte, parmigiano, maccheroncini, passata di pomodoro, un bicchiere di vino, olio, sale e pepe. Cominciamo tagliando la cipolla. Per prima cosa la sbucciamo. Per aiutarvi a sbucciare più facilmente la cipolla, potete tagliarla in quarti, sarà molto più semplice levarla. Mettiamo via la buccia e andiamo a tagliarla a tocchetti. Finito di tagliare la cipolla, andiamo a soffriggerla. Aggiungiamo un filo d'olio, poi prendiamo la cipolla e la versiamo in padella. Abbiamo una bella mescolata e aspettiamo che imbiondisca. E nel frattempo prendiamo la passita. La tagliamo a fette di circa mezzo centimetro. Ho scelto questa salsiccia passita non solo perché è 100% italiana, ma anche perché è molto semplice da sbucciare. Sbucciate le fette, le andiamo a tagliare a tronchetti. E ora le dividiamo a metà. Prendiamo ora la salsiccia e la aggiungiamo al soffritto di cipolle. Poi diamo una bella mescolata e andiamo a sfumare con vino bianco. Dopo un paio di minuti aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiungiamo un pizzico di pepe. Lasciamo cuocere per 15 minuti il nostro sugo, che avrà un sapore dolce e delicato grazie alla leggera stagionatura della salsiccia passita. E ora buttiamo la pasta. Mentre la pasta cuoce, prepariamo il fior di latte per i nostri maccheroncini. Lo tagliamo a cubetti e poi lo mettiamo da parte in una ciotola. E ora andiamo a vedere se il sugo è pronto. Perfetto! Anche la pasta è pronta. Andiamo ad unirla quindi al nostro sugo. Ora una bella mescolata per amalgamare il sugo con la pasta. Bene, siamo pronti. Andiamo a prendere la pirofila, ci avviciniamo alla padella. Mi raccomando, assaggiate la pasta e aggiustatela eventualmente di sale. Io ne aggiungo un pizzico. Ora versiamo un filo d'olio nella pirofila e poi facciamo un primo strato con i maccheroncini. Distribuiamo bene e aggiungiamo fior di latte e un po' di parmigiano. Facciamo un secondo strato, ultimiamo con il fior di latte rimanente e una spolverata di parmigiano. Bene, siamo pronti per infornare. Forno statico a 220 gradi per circa 15 minuti. Mi raccomando, controllate che sia già caldo. Ecco i nostri maccheroncini. Il mio consiglio per renderli più gustosi è quello di mettere il grill gli ultimi 3 minuti in modo da formare sopra una bella crosticina croccante. Mi raccomando, serviteli ancora caldi.